Estamos aquí con Terry, ella es una de las jugadoras del Mundial Sub-18 de Vóley. Bueno, también aparte una de las mejores jugadoras, es un privilegio estar ahí con ella. Terry, un gusto estar contigo. Un piacere estar con te. Anche per me, ovviamente. Terry, haceme un análisis de todo lo que pasó en el Mundial. La verdad que fue un desafío total, ¿no? Per voi, un analisi di tutto il torneo. Allora, noi siamo partite ovviamente che volevamo vincere, che avevamo in mente un obiettivo, infatti siamo riusciti a raggiungerlo, però bisognava vedere ogni partita, partita dopo partita, punto dopo punto, set dopo set, e infatti secondo me è per questo che siamo arrivati fino a qua. Chiaramente arrancaron con una meta che era ganar, e ir punto por punto, set por set, e credo che lograron el objetivo. ¿Cuál fue el equipo que más les costó jugar? Per voi la squadra più difficile per vincere. Nonostante abbiamo fatto un 3-2 contro la Polonia, secondo me è stata la Turchia. Para ellos un 3-2 con Polonia fue bastante duro, pero también Turquía hizo un gran esfuerzo para poder ganarles. Sabemos que aquí en Rosario vive mucha gente de Italia. ¿De qué parte de Italia sos? ¿De qué parte de Italia sei? Io sono del nord Italia, vicino a Milano. Del nord Italia, molto cerca di Milano. Perfetto, bueno, se lo sperava in questo triunfo? Per voi, questo triunfo? E certo che lo aspettiamo, ora siamo campioni del mondo! Che se siente essere la miglior giocatore? Per voi, la sensazione di essere la migliore giocatore? È una soddisfazione come un'altra, alla fine ognuno gioca per la squadra, sì sei felice, però loro vale molto di più. Chiaramente la felicità individuale sta, però uno juega más para el equipo che individualmente. Perfetto, la ultima e te dejamos tranquila, ¿qué, de qué edad empezaste a jugar? A che anni fa giochi a pallavolo? Da quanti anni? Sì. Quattro. Eso explica, bueno, en este caso, la que sea la mejor jugadora, ¿no? Quello spiega perché sei la migliore. Grazie, grazie. Bueno, la última, un saludo para el programa Uniendo Fronteras, que justamente en este momento nos están viendo. Se puede mandar un saludo per Fronteras Unidas, que es su programa. Dai. Ciao. Ciao, Fronteras Unidas. Devo dirlo così. Fronteras Unidas. Ciao, Fronteras Unidas. Muchas gracias. Grazie a voi.